Guattai a tutti, ciurma, e benvenuti da Giocherino in questo nuovissimo episodio su The Devil in Me. Vi ricordo, ragazzi, il vostro sostegno con like è assolutamente fondamentale affinché la serie possa proseguire. Per cui, se volete il prossimo episodio, vi dovete riuscire a raggiungere almeno i 40 like, ragazzi. So che ce la possiamo fare, ve ne chiedo veramente pochissimo, e per voi soltanto questione di un secondo. Per cui, mi raccomando, spolliciate. E dopo tantissimo tempo, e vi chiedo di nuovo scusa, ragazzi, per questo, eccoci qua finalmente di ritorno su The Devil in Me, ragazzi. E quindi, a questo punto delle cose, la domanda sorge spontanea: ce la faremo a far sopravvivere tutti i personaggi che sono arrivati fino a qui? Io incrocio ovviamente le dita, spero di sì, mi chiedo dove tutto questo alla fine andrà a parare, mi chiedo quanto manchi alla fine, ma da quello che mi avevate scritto, ragazzi, in effetti non dovrebbe neanche mancare tantissimo, quindi dovremmo essere pure vicini all'epilogo di questa storia. L'ultima volta, ragazzi, eravamo arrivati qui, ci eravamo lasciati qui, siamo insomma tornati dalle nostre due ragazze e quindi bisogna vedere se appunto adesso riusciremo a squagliarcela. Cosa dovrebbe avere di interessante quel tronco, cara? Vorrei me lo spiegassi, però. Dettagli. A parte tutto, quello che ci interessa per ora, ragazzi, è fuggire da Dumet, perché ovviamente ci stava dando la caccia, ma gli interrogativi erano veramente tanti. Infatti ci chiediamo se Dumet sia davvero col nome con cui si fa chiamare, chi sia davvero, se ci sono più persone, se ci sono altre persone che lo aiutano, se sono semplicemente, ragazzi, degli animatroni, non lo so. Mi chiedo se appunto avremo prima o poi risposta a queste domande, ma dovremmo avercele, ragazzi, cioè ce le dovranno dare queste benedette risposte, perché una spiegazione un po' a tutto ce la devono dare. Quindi, allora, cosa abbiamo qui per terra, tra l'altro? Allora, qui sembrerebbe essere tipo un tesserino. Cos'è? Segreto Francis Morello. Attenzione, patente di guida di Francis Morello. Se non sbaglio era una delle vittime, ragazzi. Ecco, come al solito me la ripoggia a terra, mannaggia santa, volevo leggere i dettagli. Fammi vedere i dettagli, anche se non è che ci sia molto da dire. Francis Morello, l'indirizzo, la data di nascita, niente di che nello specifico, ragazzi. Quindi c'è sta pure la patente. Vabbè, tanto comunque ormai avevamo capito che tutta la gente che è arrivata qui in qualche modo è morta, cioè purtroppo è stata uccisa in malo modo. E questo cos'è? Una cartolina? Grazie per la giornata indimenticabile, zio Francis. Foto di un uomo, è una foto quindi. È una ragazzina sulla giostra di un parco giochi. Le persone in questa foto sono Francis e Bethany Morello. Quindi lui con la figlia praticamente. Quindi niente, questo è il portafoglio di questo poveraccio. Intanto scendiamo di qua. Ma comunque non è che ci sarà data poi tanta possibilità, ragazzi, di squagliarcela. Cioè, dovremmo pure vedere come fare a scappare. Questo che cos'è? Pezzo di tipo di jeans, un pezzo di pantalone. Che cavolo è? Non lo so, ragazzi. Non è che ci hanno dato poi altri indizi. Per cui vediamo di procedere da questa parte. Anche se i rumori non è che siano effettivamente poi tanto invitanti, ma un modo per fuggire lo dovremo trovare, anche se la vedo dura, come vi dicevo un attimo fa, la vedo dura, non credo. Pensavo che fuori sarebbe stato più semplice. Pure io lo pensavo, sinceramente. Hai sentito? C'è qualcosa. È un bosco. Ci sono rumori. Avevo bisogno di te che mi dicessi che c'è qualcosa, Dio santo, mi sono sentita il suono tipo dietro le chiappe. Indaga nella fattoria, pure una fattoria. Ma chissà se ha delle telecamere anche qui. Oddio. Sono già spaventata a non peggiorare le cose. Ma il tizio c'ha telecamere, oserei dire, dappertutto. Probabilmente ce le infilate anche nel buco del sedere. E mi dissocio da quello che ho appena detto, ma in questi casi di solito tiri fuori Topeka. Perdon? Ma davvero vogliamo entrare qui? Ma tra l'altro, hai sentito entrare qui? Cosa? Tipo, è un cane, un latrato. Che sta succedendo? Un gemito. Sembra quello di un cane, che gli hanno fatto a sta povera bestia? Che c'ha? Che gli succede? Oddio, povero. Amore! Eccolo là. Ovviamente è già qui. Tanto è dappertutto. È tipo il signore Dio Padre, ragazzi. Nasconditi, scusate, ma direi che è caso di nascondersi, ragazzi.
possiamo fare molto altro, cioè che altro vogliamo fare. Il fatto è che il cane non credo che se starà zitto, eh. La porta è bloccata. Perfetto. Ma il cane è... Allora, questa potrebbe essere probabilmente un... Ok, sta buono. Non ti farò sta male. Sta buono? Siamo sicuri che voglia stare buono? Ecco, ovvio. È ovvio. È ovvio. È ovvio. È ovvio. Ma il cane non capisco se è spaventato o arrabbiato. Forse entrambe. Fatto sta che siamo nella cacca-pupù. Io ho paura di fare stupidaggini come sempre, ragazzi, roba troppo avventata, troppo affrontata. Che fai? Pensi davvero che un pezzo di bottiglia rotta ci possa salvare? Ho un brutto presentimento, ragazzi. Che fai? No, non mi potete chiedere di fare questo. Puoi chiederlo a me. Cioè io dovrei uccidere adesso il cane perché... No, scusate ragazzi, probabilmente è la cosa sbagliata, ma io non lo voglio fare, mi dispiace. No, non lo posso fare. Scusate ragazzi, non lo potevo fare. Era il cane che aveva visto tra l'altro appunto Mark prima, Charlie, ma io non ce la posso fare ragazzi. Cioè non mi potete chiedere di uccidere così un animale. Cioè sangue freddo, non ce la posso fare. Mo saranno cazzi da cacare. Speriamo che il cane attacchi lui e che ci aiuti in qualche modo. Non gli fa... Non farlo! Oh! Oddio, sì, l'ha attaccato. Non fargli male però. Adesso sì che ce la dobbiamo dare di nuovo a gambe, ragazzi. Come se non avessimo fatto altro fino ad ora. Via da lì, nasconditi. A chi lo dice? Al cane? O lo stava dicendo a Kate? Non capisco. Cioè il tipo non le ha viste. Era uscito dalla casetta, non le ha viste. Va bene. Mi sembra un po' assurdo, signori, se proprio la devo dire. Però vabbè, c'è andata bene. Cioè, meno male che almeno mi sono risparmiata ad ammazzare quella povera bestiola. Almeno quello. Ecco qua, ah. Sembrerebbe lunga la cosa. Questo è il faro, ovviamente. Ci eravamo dati appuntamento qua, diciamo così, al faro. Le troveremo qui. Dobbiamo riuscire a entrare. Fra 20 anni forse. E se non ce l'hanno fatta? Una cosa alla volta. Beh, intanto appunto cerchiamo di entrare lì. Tanto oddio, Diumet sarà pure qua, ragazzi, perché tanto è dappertutto. Spunta peggio dei funghi. È come il prezzemolo. Su, entriamo. Dai. Attenti ai vetri. Non ve fate male. Badate le vostre chiappe. Perché a sto punto delle cose, ragazzi, sembra non fare neanche più tanta paura. Cioè, sinceramente, non me potevano dacciarli, no? Con l'accendino. Cioè, non fa manco più tanta paura, perché comunque è una cosa che abbiamo già visto, rivisto. Diumette che continua a inseguire le due ragazze. In qualche modo loro, per fortuna, almeno riescono comunque a squagliarsela. Anche se questo posto, devo essere sincera, è abbastanza tetro, Charlie, non mi far andare da solo però, Vieni qua con me, per favore. E che cavolo. Cosa abbiamo qua? Evidence, prova, indirizzo, Chicago, caso, numero, bla. Prova numero 21. È tipo una prova della polizia? Aspetta, no, potevo guardare anche dietro. Quanto posso essere fissa? Riprendilo per favore, Mark. Scusa, non volevo farti fare la stessa azione due volte, ma... Alle ore 6:00, il sottoscritto, agente Frank Hooper, ha scoperto che uno o più individui si erano introdotti nella stanza delle prove al 1612 di West State Street. I reperti sottratti includono effetti personali provenienti dall'appartamento dell'ex agente Hector Monday. Libri, vestiti, appunti, strumenti chirurgici e dentistici.
Lo hanno preso come... Al momento siamo dell'opinione che i diretti responsabili siano dei cacciatori di souvenir in cerca di alcuni cimeli legati a questo caso. Fine rapporto. Hanno scritto uno o più individui, ragazzi. Hector Waylon Monday, questi sono gli pseudonimi che utilizzava. Grantem Dumet, ragazzi, era uno degli pseudonimi di Hector Monday. Uno o più individui si sono intrufolati nella roba, insomma, nella stanza delle prove per appunto raccogliere cimeli legati a questo benedetto Monday. Quindi forse la mia teoria che sia più di un soggetto è... Adesso può essere quasi considerata vera, ragazzi, vedete? Grantem Dumet, artista, si definisce un artista. Secondo me è più di una persona, perché non è possibile. Cioè, era troppo impossibile, ragazzi, appunto, che tu, cioè, un solo uomo facesse tutto ciò. Signor Dumet, voglio la mia troupe morta. Come? Questo weekend li porterò. Che? Non ho mai detto queste cose. Che voleva essere? Ringrazio molto, signor Dumet. Voglio... alla troupe morta. Li porterò al weekend. Vabbè, a mano messo. Sono un idiota. Ero talmente entusiasta che ho accettato qualunque condizione. È rimontato. Non è neanche fatto male. È credibile. Perché fottermi? Vuole farmi passare per il colpevole. Può essere. Eh sì, Mark ha scoperto che Dumet ha creato prove false per implicare Charlie negli omicidi. Quindi, infatti, mi sembra... insomma, sarebbe stato, regà, un colpo di scena veramente troppo incredibile questo, eh. Quindi voleva che passasse Charlie da stronzo. Cioè, che, insomma, fosse stato lui a commissionargli gli omicidi della sua troupe. Minchia, se le pensate tutte, eh. Il caro Grantem, che poi non si chiama Grantem, ovviamente, un altro paio di maniche, come avevo immaginato, non è manco il suo vero nome. Questa? La chiave del faro? No, è della... Ha trovato le chiavi di una barca, ok, sono di una barca, ragazzi. Queste c'è un'altra imbarcazione sull'isola. Molto utili. Oggi manco so parlare, ragazzi, scusate, veramente. Sono alquanto perplessa. E questo chi è? Mark e Jennifer Edwards. Chi sono? E chi li conosce? Vabbè, ma questo è il faro in cui stiamo entrando adesso, praticamente. A parte che continuo a sentire rumori. Sto foglio. Clarence, ho pensato di scriverti dato che non ti fai vedere da 6 mesi. Hai un figlio, ho partorito qualche settimana fa. Ho bisogno di te, non posso farcela. Lettera inviata al padre di Hector Monday, rispedita al mittente. Hector fu cresciuto dalla madre Lucinda, non conobbe mai suo padre, quindi ha vissuto un trauma. Come al solito giustifichiamo, insomma, dobbiamo cercare di trovare una giustificazione. Comunque, ragazzi, ecco, volevo leggere anche il retro. Mannaggia la miseria. I miei genitori cercano di darmi una mano, ma ormai sono troppo anziani. Torna a casa, Clarence, ti prego. Lucinda Monday, quindi gli ha scritto una lettera, ma il tizio, insomma, il padre di Monday è sparito e ha lasciato la madre praticamente da sola con lui a occuparsene, perché i genitori erano fin troppo anziani, insomma. Oddio, ma che è? Oh. Figlio di puttana. Ecco perché amo i cani. Maledizione, che cazzo ci faceva un gatto, sì, chiuso qua dentro? Ah, te pareva? Non potete comunque far girare tutto attorno ai jumpscare, maledizione. Che cavolo. Comunque, dove sto andando? Non so manco se è la zona giusta in cui andare, perché di qua c'era un'altra porta, ma è un armadio in cui non c'è assolutamente niente. Charlie ovviamente continua a farsi beatamente i cazzi suoi, non ci viene appresso. Allora io salgo, Charlie. Io vado, vuoi restare da solo? Ti lascio da solo? Perché non mi stai incollata le chiappe? Non capisco, mannaggia tutto. Va bene. Come se non fosse successo nulla, come sempre. Recuperiamo la nostra meravigliosa calma olimpica. Mazza Marco, per salire ste scale sta a fa una faticaccia. Mamma mia. Ce la famo? Chissà cosa ci aspetterà di sopra, ragazzi. Non oso immaginare. Mamma mia, ma quanto è alto sto posto? Ok, dobbiamo salire pure qua, perfetto. Charlie, io vado. Te fai come se fossi a casa tua, eh. Fatti i cazzi tua.
Ok, ecco il faro. Ovviamente di sicuro non funzionerà, figuriamoci. Non funzionano mai queste cose quando servono. Alimenta i controlli del faro. Non ci credo. Sore, da devo alimentare sta ceppa, devo alimentare. Come li alimento adesso da qua? Me butto lì sotto, risolviamo tutti quanti i problemi. Mi sa che sarebbe meglio. Allora, di qua possiamo andare sperando. Non guardare giù. Non guardare giù. Ah, lui soffre di vertigini, tra l'altro, meraviglioso, l'ha dovuto fare giusto lui. Io penso che uno con una vera fobia, ragazzi, non l'avrebbe mai potuto fare. Comunque, la rimozione del sigillo è un crimine federale. Sì, ma se non funziona, che dobbiamo fare? Scusate. Ma porco due! Dio santo, ci mancava pure la scossa. Madonna santa, ce l'abbiamo fatta comunque. Sembrerebbe di sì. Il pulsante vicino al faro, ragazzi, è acceso. Charlie intanto è rimasto di sotto. Me lascia le rogne come sempre a me. Che meraviglia. Mark fa finta di niente. Non guardare giù. Non guardare giù. Non guardare giù. Ok, ecco fatto. Bravo Mark. Adesso accendiamo sto benedetto coso. Che cazzo, ma che è oggi? Attento che t'acceca, eh. Ok. Acceso la lampada del faro, perfetto. Sì, cazzo! Ovviamente adesso Dumet saprà tale quale che siamo qui. Ok, questo è stato fatto. Sì, ma Charlie che fine ha fatto? Scusate. Dov'è? Sì, ma che cos'è? Una radio questa? Ehi, ragazze! Ok, ha acceso la lampada, ha trovato le chiavi di una barca. Questo già l'avevamo visto. Sono sopra! Kate! Jamie! Sono qui! Sono nella merda, ragazzi. Come avevo immaginato, ovviamente. Dumette è arrivato tipo in 4 e 48. Ha anche il dono del teletrasporto. Che meraviglia. Ok, anche loro ce l'hanno fatta ad arrivare qua. Però... cos'è questa puzza? Cristo santo. Questa puzza, Bob, è la nostra merda. Bene sei tu. Chi okay. L'avrebbe detto? Che è? Di buon'ora per una volta. Lettera sulla tomba, mamma mia, un gentilissimo signor Mandel, scrivo per informarla di un problema relativo all'oculo bla bla bla. Poiché è registrato solo in base al diritto a sepolcro, vedo di informarla di un recente incidente avvenuto presso l'oculo bla bla bla. Una zona di terra è stata smossa? Nella lapide è rimossa alla base. Mi risulta che la tomba della sua defunta madre Lucinda Mandel. Immagino che la notizia possa essere del turbamento. Sfortunatamente, rare occasioni, rimane salvati possono causare inconvenienti simili, come non dubito sia accaduto anche stavolta. Per questo in sicurezza pubblica la sua assicurare una manutenzione ottimale, pertanto abbiamo celermente provveduto a rimediare, non si segnalano danni permanenti. Quindi è stata tipo, ragazzi, manomessa, tra virgolette, la tomba della madre di Monday. Molto incoraggiante, davvero tutto molto incoraggiante. Fatto sta... Oh... Oddio... Non è una bella visione, ma proprio per niente. Ma che accidenti è? E per carità, guarda... Sei un mostro egoista. Lo sei sempre stato. Il ragazzo che amava le storie paurose. Ehi! Ehi! Chi sei? Ma come fa a risponderti se è una voce registrata? Il ragazzo solitario amava le storie paurose. Wow! Nelle gioie di continuo, di giorno e di notte. Oh, wow! Oddio. Viveva con sua madre, ma lei era molto severa. Smettila di leggere quel libro. Il ragazzo era stufo di ricevere ordini. Non è giusto. Oddio. Il libro gli diede un'idea. Vendetta. Il ragazzo si mosse silenziosamente. Oh Gesù, Giuseppe e pure Maria, ragazzi. Fece un balzo urlando per spaventare la madre. Ah, quanto amava le storie paurose. Non c'è altro da vedere? Cioè, ha spaventato la madre? È questa la cosa terribile che ha fatto?
Vabbè, è un chiaro riferimento a sua madre. Evidentemente sua madre, ragazzi, era una... una strega. Sempre quella. La tua pagina preferita. Ormai sei prevedibile, merdina. Ti conosco. La madre era una stronza severa che lo trattava anche male, probabilmente. Quindi non solo non aveva il padre, aveva anche una madre padrona che evidentemente gli ha rovinato la vita. E quindi poi è diventato quello che è diventato, cioè un serial killer. Oh cavolo, cioè è seria la cosa, ragazzi, è seria la questione, eh? Cioè diciamocela tutta. Porca vacca, sono cose che purtroppo... possono succedere, succedono vicende veramente tristi. Oh, grazie a Dio. Porca miseria, Charlie, ma dove cazzo eri? Oh, grazie a Dio. Ma dov'è Jamie adesso? Hai visto Mark? Sta bene. Cerca di accendere quel cazzo di faro. Ma perché te non l'hai accompagnato, testa di ca? Ti prego, dimmi che mi senti. E sta benissimo, guarda, lo stanno per ammazzare, sta magnificamente. Che gli ha fatto? Che gli ha fatto? Tutto ok? No. Io... Voi siete 4 contro 1, qualcuno faccia qualcosa, accoppatelo! Gli date semplicemente uno spintone. Perché Mark non l'ha ammazzato, per esempio? Erano soli. E niente, lui continua a inseguirli. C'ha la mummia della madre qua. Tutto molto romantico. Vabbè, comunque, sono tutti e quattro insieme. Fatto sta che sono ancora perplessa, ragazzi. Rilevamento bussola. La troupe è fuggita dal faro. Ok. Vediamo un po' come se la svignano stavolta. Lui arriva con tutta la flemma del mondo. Aveva una cinta, ma Mark è stranamente illeso. Ok. Finirà sta storia? La troupe ha visto una rimessa dalla scogliera, ok. Quindi una barca sarà qua. Questa dovrebbe essere la nostra salvezza? D'accordo, io credo che siamo molto vicini alla fine, ragazzi. Ma sta arrivando la polizia. What the fuck? Com'è che sta arrivando la polizia? Farà una brutta fine. Arriva da solo, tra l'altro. Che io sappia, di solito i poliziotti vanno sempre in coppia, almeno credo. Non capisco perché questo sia da solo. Che cazzo? Oddio, è quel tipo con la figlia. Oh. Non mi dico. Tenete le mani in alto, tutti quanti. Buono, buono, buono. Ho trovato i corpi del traghettatore e della ragazzina, quindi ha fatto fuori pure quelli. E ciao, raga. Ah, poracci, mamma. Li ha uccisi lui. Ho detto silenzio. Tenete le mani bene in vista. Quindi mo c'è. Grazie al cielo. Lei ci deve aiutare. Finché non so cos'è successo, nessuno ecco si fatto. Muove. La barca, cazzo, sta andando a fuoco. La barca. Ah, veramente? Mi sembra tutto così assurdo, ragazzi. Cercate di mettere in guardia la gente, ma ci devono dire ogni minima cosa? Ecco fatto. Presto! Andiamo! Scappa! Vai! Scappa!
forse dovevo prenderla la pistola. Cioè, ma comunque lui era là vicino. Non lo so, ragazzi. Però forse avrei dovuto prenderla, non lo so. Vedremo, vedremo adesso. Ha ucciso l'agente di polizia. Che gran novità, non mi aspettavo esito diverso. Continuo a dire che mi sembra un po' tutto assurdo, cavolo. Dov'è Jamie? Di qua. Tra l'altro, eccola qua, ok. Ah, no. Dovrebbe andare. Sì, eccola qua. Ce la facciamo? Mettere in moto? Tanto di difficile. Non funziona. La corda d'avviamento. Che novità. Ah, ecco. Dai, su. Più forte, accenditi. Più forte. Con più decisione. Oddio, è il cane mo che vuole. Ehi, Connie. Che bello vederti. Andiamo. Come dai. Connie? Gli ha dato un nome? Che ha? In che momento la... Riconosci il cane? Perché? Oh, dai, accenditi. E ti, ragazzo, dai. Dai. Oh, ragazzi. Il povero agente di polizia, mi sto ancora chiedendo tra l'altro perché quale strano motivo sia arrivato fin qui, tra l'altro da solo, e ci ha rimesso le penne. Forse per il faro? Non so, probabilmente non veniva acceso da tempo, forse per questo. Quindi questa è la fine? Questo mi è stato a D? Sono riuscita a salvarne 4? È fatta. Assurdo comunque, ragazzi. Dio, è finita. Oddio. Non tutti, però. Non è stato tanto facile. Sa perché? Lo sapevo, io non ci posso credere, ragazzi. Cioè, sembra tipo venerdì 13. Reggiti! È tipo Jason che è indistruttibile. Ecco fatto. Ciao al cane. Eppure il cane è andato. È stato gettato in acqua. Fantastico. Gli abbiamo salvato la vita e lui adesso ce lo getta in acqua. Via. Oddio. Ma buttatelo di sotto, Cristo. Charlie è riuscito a fuggire dalla barca. Ok. E mo ce schiantiamo pure. E senti il bello, E che cazzo. Insisti. Spaccagliela, cavolo di testa. Spaccagliela. Si alza subito, salta. Pure Jamie, quindi è riuscito a buttarsi dalla barca. Io, boh, regà, sono perplessa da tutto ciò, veramente perplessa. Prendi la cazzo di accetta e piccagliela in faccia, Dio santo. Di nuovo, accoppalo. L'ha pure visto in faccia. Sì, va bene, dai. Su. Dai. Oh. No, raga. E lei guarda. Ma di che stiamo parlando? Attacca, che fai? Lo faccio morire. Ecco qua. No, vabbè, raga, dai. Non mi convince tutto ciò, non mi convince. La barca che continua ad andare, tra l'altro, cioè. È assurdo, cazzo. È assurdo. Tu che sta per morire così adesso? Colpirlo? No, era ora. Ce l'abbiamo fatta, è morto? Cazzo, cioè l'ha colpito il petto, dovrebbe stare per morire, no? Ciao bello. Basta la vista. A parte che l'elica con una catena, cioè, attorcigliata, si dovrebbe bloccare, secondo me. Però di regola è morto. Di regola. Esplosione stile James Bond. Ok.
Mark e che sono riusciti a fuggire. Tizio è bello che è morto. Meno male. Qualche novità? Se questa canzone non vi regala un sorriso, non avete speranze. Dopo la pausa torneremo per una maratona di classici del rock. Non voglio la pubblicità. Pensa a guidare. E ecco qua, questo è l'errore peggiore che possa fare. Sono arrivati a riva nuotando? Me li trovo in mezzo alla cavolo di strada. I membri sopravvissuti della troupe sono riusciti a mettersi in salvo sulla terraferma. Agitano le braccia come un branco di matti. E da dove proviene? Fort Wayne. Guido dalle 3 di mattina. Molto presto. Beh, speravo di arrivare al porto entro le 8. Il cane pure si è salvato. Beh, i cani sono... Ma ormai dubito di fare in tempo. Già, la vedo difficile. Sai cosa? Penso mi informerò per lo studio a Brooklyn. Vorrei almeno provarci. Dopo questo, ho un gran bisogno di cambiamento. Beh, chi sì. Non ne avrebbe? Ma... prometti di tenermi aggiornata. Solo se tu prometti di darmi consigli non richiesti. Contaci. Lei non siamo solo riuscita, ragazzi, a salvarla. Mi dispiace molto. Vuoi una sigaretta? Sì. Anzi, a dire il vero, ho smesso. Finisce così, quindi. Buon salve e buonasera. Cosa da dirci? Sei qui? Sì. Anche le cose felici hanno una fine. Ma quanto è stato felice il nostro finale? Non tanto. Molti sono sopravvissuti, ma purtroppo qualcuno non ce l'ha fatta. Riposa in pace, dunque. Erin. La ragazza aveva stupito per il suo coraggio, ma è volata via. E ora si gode l'acustica del cielo.
E che dire dei sopravvissuti? L'esperienza li avrà cambiati? Suppongo di Kate sì. Kate aveva un segreto. È rimasta traumatizzata da un evento accaduto molto tempo fa, ma ha affrontato quello che più di tutto la terrorizzava ed è sopravvissuta. Jamie ha imparato a fidarsi delle altre persone e a collaborare con loro. Mark non ha più potuto limitarsi solo a eseguire gli ordini. Alla fine ha dovuto prendere l'iniziativa. E Charlie ha capito che un leader non si limita a impartire ordini. Ha trattato gli altri alla pari, facendosi da parte al momento giusto. Mi occuperò domani mattina delle scartoffie. Sai dov'è l'uscita, vero? È stato un piacere, come sempre. So già che ci vedremo di nuovo, in un futuro. Addio. Lui ha una bombetta comunque. Giumetto aveva la bombetta. Magari una pura coincidenza. Comunque il nome di Grand Theft Dumette non l'ha segnato, ragazzi, eh? Piccolo dettaglio da notare. Perché gli altri erano segnati, ma il suo non l'ha segnato. È veramente come Jason di Venerdì 13, è immortale, Dio santissimo. La ricostruzione degli eventi è attualmente ancora parziale. Al momento sappiamo che poco dopo le 19:30 un camionista si è fermato a una richiesta di soccorso. La polizia è stata allertata ed è giunta poco dopo. I superstiti sono membri di una troupe televisiva, Lonet Entertainment, autori della docuserie Gli architetti della morte. Che cazzo! Sembra si siano avvicinati fin troppo alla materia trattata. E alcuni di loro, purtroppo, non ce l'hanno fatta. Fortunatamente, la disavventura può dirsi conclusa. Siamo sicuri? Porca merda! Ricordate il mio video virale? Come potremmo dimenticarlo? Ne parli in continuazione. Beh, certo, ha tante visualizzazioni da vincere un concorso. Qual è il premio? Un soggiorno tutto incluso su un'isola per 5. Ora mi interessa. Sì, il signor Dumette manderà una limousine a prenderci. Ci divertiremo un mondo. Non mi dite che questo è tipo l'anticipazione della, prossima roba. Oh, death. Oh, death. Won't you spare me over to another this I cannot see with icy hands taking hold of me. Oh, death and death, none can excel. I open the doors to heaven and hell. Yes, I have come to get. E qua finisce, ragazzi, anche questo nuovo capitolo di The Dark Pictures Anthology, The Devil in Me. Ah, che dire, ragazzi, che dire. Io avevo tante aspettative riguardo questo nuovo capitolo di questa antologia. Aspettative che sembrava fossero state pienamente soddisfatte, ma alla fine di tutto, ragazzi, devo dire sinceramente di essere comunque un pochettino delusa. Veramente, io non riesco a capire perché Supermassive non riesca più a fare giochi come era Until Dawn. Allora, è vero che Until Dawn, ragazzi, non è poi così tanto diverso, ovviamente, da questi capitoli qua. Però non so dirvi perché, ma Until Dawn, ragazzi, mi
ha impressionato molto di più, e forse questo è il problema, tra molte virgolette, che forse tanti videogiocatori come me alla fine fanno sempre il paragone con Until Dawn. A me Until Dawn ha impressionato veramente tantissimo, ragazzi, da tanti punti di vista comunque, per il gameplay, per la questione delle scelte, per la componente anche horror che non era puramente legata ai jumpscare, vero, anche lì comunque era ben presente questa componente, ma comunque era proprio l'atmosfera, ragazzi, che era diversa. Io non so dirvi perché, ma questi capitoli, ragazzi, questa antologia non riescono a convincermi fino in fondo. Allora, dei 4 capitoli, insomma, di questa antologia, probabilmente quello che più, ragazzi, mi è rimasto impresso è stato Little Hope. Quello forse un pochettino ancora, appunto, mi ha ricordato il bel lavoro che era stato fatto con Until Dawn. E vi devo dire, ragazzi, che le aspettative, appunto, erano molto alte su questo The Devil in Me, ma purtroppo sono state un pochettino deluse, perché gli manca qualcosa, ragazzi, gli manca qualcosa che Until Dawn, ad esempio, aveva e che aveva fatto sì che io mi impressionassi veramente parecchio. Questo gioco non mi ha convinto, ragazzi, non mi ha convinto. Allora, bello il fatto che abbiano messo nuove meccaniche, nuove possibilità di gameplay, diciamo così, ma c'è qualcosa che non finisce di convincermi. The Quarry non ne parliamo, ragazzi, penso sia stato, è vero, è una cosa a sé, non riguarda questa antologia, ma penso sia stato proprio la cosa peggiore che abbia fatto Supermassive fino ad ora. Ma anche in questo The Devil in Me, ragazzi, pure la componente, per esempio, delle scelte mi lascia un po' perplessa. Veramente mi ha lasciato un po' perplessa il fatto che io sia riuscita a far sopravvivere 4 dei 5 personaggi. Forse è stato legato un pochettino alla fortuna, probabilmente, perché spesso, appunto, ti ritrovi a fare scelte che magari avranno esiti che non te potresti aspettare in un senso o nell'altro. E non vi so dire, ragazzi, il mio parere non è pienamente positivo riguardo questo gioco. Comunque è bello il lavoro che c'è stato dietro, ma vi dirò che, per esempio, non mi ha convinto manco tanto la storia. Cioè, sì, comunque carina l'idea, carino il fatto che, appunto, questi si ritrovino su un'isola chiusi in questo hotel, ma mi ha convinto poco. Pure la storia, la componente horror, idem, ragazzi. Fondamentalmente gli spaventi sono solo legati, ovviamente, a dei jumpscare che sono stati comunque ben fatti, ma per il resto atmosfera horror, ragazzi, non ci ho visto assolutamente niente. Cioè, verso la fine, veramente, ormai era soltanto la solita solfa del nemico che ti insegue e te che devi scappare. Cioè, non fa più paura. È come quando guardi, ragazzi, appunto, film tipo Venerdì 13 o tipo Halloween, dove ci sta il cattivo assassino immortale che ti insegue, quello che devi fare te è scappare, anche perché uccidere pare che non si possa uccidere. È la stessa identica cosa, e quei film non fanno paura, ragazzi. Infatti io verso la fine, insomma, negli ultimi episodi non avevo paura, non lo so, non ve so dire, ragazzi, veramente non mi ha convinto. Bella comunque la componente grafica, comunque sì, ripeto, non voglio sminuire tutto il lavoro che c'è stato dietro questo gioco. Quindi a livello grafico, comunque sì, il gioco è carino, accettabile, gli ambienti sono stati fatti bene, anche particolari, per carità di Dio. La componente sonora, sì, ci può stare, diciamo sì, diciamo di sì. E per il resto il gameplay hanno cercato di farlo un pochettino più ricco, inserendo, appunto, nuove meccaniche, ma fondamentalmente è rigiocabile. Sì, ovviamente è rigiocabile, perché c'è la possibilità di fare le diverse scelte, vedere magari gli altri finali, anche se non so quanto effettivamente alla fine cambi, perché semplicemente, ragazzi, poi questi giochi si basano sul salvare i personaggi, quindi alla fine il finale fondamentalmente è quello. Puoi soltanto vedere cosa cambia facendo scelte diverse. Quindi io a questo gioco, cioè, se vi devo essere sincera, ragazzi, non mi sento di dargli più di un 7, perché c'è quel quadra che non cosa, non... come vi ho ripetuto già diverse volte, ragazzi, non mi ha convinto, non mi ha convinto per niente. Quindi vediamo se alla fine dei titoli di coda c'è, appunto, qualche scena aggiuntiva. Magari ci sarà un trailer, qualcosa. Commander Stafford, the forward reconnaissance vessel Cassiopeia. After successfully rendezvousing with a Charybdis marker, we have detached the booster ring and spreads a high as we make our final approach to Tau City F. The ship has suffered a hull impact, but damage is minimal, and our
technicians are restoring full functionality. This is Thomas Carter. Something's wrong with Sims. She's trying to kill me. I think... Our next transmission will be broadcast from orbit around humanity's future home. Staff it out. Directi, oh. Ok. Qua, ragazzi, quindi la stagione 2, iniziano la seconda stagione di The Dark Pictures Anthology. Ok, quindi stanno lavorando anche ad altro. A me piace il fatto che Supermassive si dia così tanto da fare, però deve lavorare di più sulle atmosfere, perché se sono un po' persi, secondo me, negli ultimi anni. Quindi ci sarà un nuovo capitolo, ambientazione che effettivamente un po' tutti già conosciamo, quindi lo spazio, però potrebbe essere interessante perché si discosta un pochettino da tutto quello che abbiamo giocato fino ad ora, quindi sarebbe interessante vedere come se la gioca Supermassive appunto in un'ambientazione diversa da quello che ha trattato fino ad ora, quindi un'ambientazione spaziale, potrebbe essere interessante in effetti. Per il resto, ragazzi, ovviamente mi farete sapere voi anche qua sotto in commento cosa ne pensate di questo gioco, se lo avete giocato, se non l'avete giocato, se l'avete soltanto guardato da me, e quindi darmi anche i vostri pareri a riguardo, anche perché principalmente della storia, ragazzi, cioè riguardo la storia ci si doveva più che altro legare ai documenti che si trovavano, quindi me ne sono fatta un'idea, però comunque molto abbozzata. Non ci sono state date proprio risposte proprio concrete, quelle più magari sono più supposizioni che può fare il videogiocatore. Quindi questo video e questa serie terminano qui, grazie a tutti, un bacione, un bacio a tutti ragazzi, la giocherina, ciao!